Bentornati in diretta su Unica Radio, è un periodo abbastanza ricco di interviste e di incontri. Questo per noi è venuto oggi a trovarci per la prima volta fisicamente Samuel Tanca. Ciao Samuel, Ciao. pianista, compositore, nonché poi appunto organizzatore, possiamo definire in qualche modo mente artistica, di un progetto che partirà a breve, dal 18 al 29 aprile, al Conservatorio di Cagliari. Si tratta di Spazio Tempo Seminario. Stage di danza che appunto è un'iniziativa abbastanza nuova per il Conservatorio di Assolutamente Cagliari. nuova. È unica e nuova per il Conservatorio di Cagliari, ma in generale per tutti i conservatori d'Italia. Di che cosa si tratta? Si Ce la tratta. puoi spiegare in maniera commestibile? Sì, e tra Ok. l'altro non è facile perché Infatti. si tratta di un seminario e uno stage di danza dedicato alla figura del maestro collaboratore al ballo, che è uno degli sbocchi, diciamo, del pianista che studia in un conservatorio. È una delle figure professionali dei teatri lirici di tutto il mondo, però molto poco conosciuta in Italia e assolutamente poco conosciuta nei conservatori, tanto che esiste solo un conservatorio in Italia che ha il corso biennale di specializzazione per maestro collaboratore, ed è il Conservatorio dell'Aquila. E quindi uno direbbe, quindi non è unica questa. Invece sì, è un evento assolutamente unico perché è la prima volta che la danza entra all'interno di un conservatorio. Per spiegarci, cerco di essere il più breve possibile. Il Conservatorio dell'Aquila appunto ha istituito questo biennio di specializzazione, ma i ragazzi che studiano questo biennio sì, fanno la parte pratica, le ore pratiche di danza, di accompagnamento alla danza all'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Quindi sono loro che fisicamente si spostano a Roma in Accademia, all'Accademia Nazionale di Danza. Questo caso è un caso unico perché la danza con i maestri, tra l'altro del Teatro dell'Opera, tra cui Etoile Internazionali e l'ex direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza, che vengono per la prima volta negli spazi di un conservatorio, tra l'altro in questo caso uno spazio bellissimo perché è il palcoscenico dell'auditorium del conservatorio, che è uno degli spazi d'arte più belli di Cagliari, è anche uno dei più belli che abbia mai visto, perché l'auditorium del conservatorio è molto bello. Tu stai a Roma, Io sto a vivi Roma, stabilmente a Roma. vivo Raccontaci stabilmente. anche brevemente il tuo percorso, così poi ci ricolleghiamo proprio alla città eterna. Sì, allora io mi sono diplomato qua al Conservatorio di Cagliari, vivo a Roma ormai da 6 anni circa. Anche io stesso ho conosciuto quello che oggi è il mio mestiere, un po' per caso. Oggi sono uno dei maestri collaboratori al ballo del Teatro dell'Opera, appunto vivo a Roma e lavoro alla scuola di danza del Teatro dell'Opera. E questo appunto è il mio mestiere, questo è quello che io voglio far conoscere, quello che io penso che si debba conoscere, che tutti i pianisti e anche i compositori dovrebbero conoscere, perché è uno sbocco, a parte che è uno degli sbocchi che non si conoscono, ma poi è un mestiere molto affascinante. E io penso assolutamente questo, non perché lo faccio io in prima persona, ma perché mi sono speso proprio per questo motivo. È un mondo che si deve conoscere e un conservatorio deve assolutamente far conoscere questa figura professionale, e deve creare dei maestri collaboratori alla danza. Da Quanto tempo fa sei andato via da Cagliari? Nel Cagliari sono andato via nel 2011. Ho fatto un anno a Milano che è 2011. stato disastroso. Perché voglio spiegare a chi ci stesse guardando, a chi riguarderà, ve lo dico a titolo informativo, magari non vi interessa granché, a me sì. Lui, lo guardo, vedete, è stato il mio insegnante, quello che ha provato a insegnarmi a suonare il pianoforte. Poi a un certo punto, io lo intervistavo durante Esatto, la cioè, lezione. tu stavi sperimentando il tuo lavoro di oggi facendo E lui mi lezione. diceva: ma scusa, mi paghi per farmi domande e farmi suonare? E poi un giorno mi disse: vabbè, mettiamo il pentagramma da parte, ti insegno comunque a strimpellarlo il pianoforte. Mi aveva insegnato a fare la donna cannone, quindi facevo queste figure incredibili quando andavo in Con giro, le facevo donne. la donna cannone perfettamente. E poi ho imparato anche a farne altre, però insomma, questo non è troppo importante. Era solo per presentarvi anche uno dei miei insegnanti di pianoforte, che adesso ritorna in un'altra veste qui. Quindi continuo a intervistarlo nella vita, è un mio destino. Sì, È anche il tuo essere intervistato da è me. vero, verissimo. Allora,
come avete deciso di poi iniziare di portare questa esperienza a Cagliari? Come nasce? Tu sei in contatto costante con il conservatorio? Allora, sicuramente devo tanto alle lunghe chiacchierate che io ho fatto con la professoressa Elisabetta Porrà, che fino a dicembre era appunto la direttrice del conservatorio, ora è il maestro Giorgio Sanna, e tutti e due hanno creduto fin da subito in questo progetto. Se non posso... ne approfitto per salutarli e dir loro che se hanno bisogno, insomma, di noi, possono venire a trovarci quando vogliono qui su Unica Radio, quindi... noi vi tendiamo la mano, così, quindi... La radio è aperta e spalanca le porte appunto al Conservatorio di Cagliari, come già abbiamo avuto modo di fare in passato. E quindi dicevo, lei appunto ha creduto molto, fondamentalmente quello che ti ho detto, l'idea è quella che io ho raccontato all'ex direttrice del Conservatorio e al direttore, al neo direttore del Conservatorio, e quindi appunto siamo riusciti a far muovere questa idea. Ora chiaramente la cosa più importante è quella di creare tanta pubblicità, perché è proprio vero che è una figura molto poco conosciuta anche tra i musicisti, e la cosa bellissima è anche che in questo caso non si muove, non è indirizzato solo ed esclusivamente ai musicisti, perché si chiama infatti seminario e stage di danza, perché il seminario fondamentalmente è un seminario per i musicisti che devono conoscere, quindi che hanno possibilità di conoscere la figura del maestro collaboratore, ma è dedicato anche a tutte le scuole di danza, quindi ci saranno i maestri del teatro dell'opera, quattro dei maestri del teatro dell'opera che con me faranno la lezione di danza per chiunque si voglia iscrivere e fare una lezione di danza appunto con i maestri del teatro dell'opera, tra cui appunto se sì, posso... Adesso parliamo appunto di chi poi verrà a Cagliari. Valentina Canuti, sì. Alessandro Molin, Lia Calizza, Gaia Stracamore, e poi c'è e questo poi Samuel Tank. Vi faccio vedere, poi questa è la locandina che sta girando, si legge al contrario, ma insomma avrete modo poi di trovarla in giro e di poterla consultare un po' meglio. Poi sul web ci saranno tutte le notizie, anche sul portale di Unica Radio ci sarà la possibilità appunto di approfondire quanto stiamo dicendo. Faccio una breve carrellata appunto su questi docenti che poi verranno sì. A svolgere i seminari e gli stage. Allora, dunque, sono quattro appuntamenti, questi maestri affronteranno diversi aspetti della lezione di danza, fondamentalmente è un percorso didattico progressivo, quindi il primo appuntamento sarà dedicato all'accompagnamento dei corsi inferiori di danza, e lo stage chiaramente sarà per i bambini dei corsi inferiori. Poi il secondo appuntamento sarà dedicato ai corsi medi di danza, e il terzo appuntamento ai corsi superiori di danza. Chiaramente il seminario si riferisce all'accompagnamento di questi corsi. E l'ultimo appuntamento, il passo a due, è il repertorio. E i maestri quindi sono Valentina Canuti, che tra l'altro è consulente e insieme a me ideatrice di tutta questa pazzia che si chiama Spazio-Tempo, Alessandro Molin, per chi fa parte del mondo della danza lo conoscerà di sicuro, perché è una delle attuali internazionali nostrane, uno degli onori della danza italiana, insieme a Gaia Stracamore, che è attuale del Teatro dell'Opera, e Lia Calizza, che è stata appunto la direttrice dell'Accademia Nazionale di Danza e da quest'anno lavora con noi alla Scuola di Danza del Teatro dell'Opera. Quindi sono nomi importantissimi ed è una possibilità, io direi, unica anche per tutti i ragazzi, i piccoli danzatori, anche i grandi danzatori, perché poi per esempio la lezione di Gaia sarà una lezione sul repertorio, quindi chiaramente sarà dedicato a ragazzi che già ballano o che comunque si stanno affacciando al mondo professionale della danza. Sì, quindi diamo un po' di coordinate anche sul web, quindi in che modo ci si può informare. Avete creato una pagina che si chiama Spazio Tempo, sì. Quindi voi andate a mettere il like sulla pagina di Spazio Tempo. Noi qui sotto vi mettiamo comunque il link, appunto non so dove comparirà, ma immagino comparirà qui sulla descrizione, appunto il link della pagina alla quale potrete accedere per avere maggiori informazioni. Come ci si iscrive, come si partecipa, cosa bisogna fare? Allora,
Per sapere tutte le notizie del seminario, sicuramente la pagina web. Noi abbiamo deciso di Quindi non fare. si può scrivere attraverso la Assolutamente, pagina. le possibilità sono due: o la mail, che è appunto spaziotempo2018@gmail.com, quindi diretta, oppure la pagina, e tramite, questo io sto cercando di farlo capire anche su Facebook. È importante mettere mi piace, non tanto perché così noi siamo felici, ma perché in questa maniera tutti gli aggiornamenti sono sempre visibili a chi ha bisogno di avere notizie. Comunque nella pagina c'è tutto il regolamento, ci sono le quote, è spiegato benissimo. Se qualcuno ha bisogno di maggiori informazioni, è possibile dare. Purtroppo, facendo la pagina ho scoperto che tramite le pagine Facebook non è possibile indicare dei PDF, linkare dei Si PDF. possono mandare, vabbè, Tramite mail sì, comunque è possibile inviare tramite tutto. messaggio privato sicuramente, Assolutamente sì. quindi anche sul web, quindi Per su esempio, Facebook, dico. noi abbiamo deciso di non fare una vera e propria, un vero e proprio sito perché abbiamo pensato che fosse molto più dinamica e più veloce una pagina Facebook, anche più seguita e dove è possibile appunto mettere più aggiornamenti possibili, insomma interagire in maniera più veloce. Ecco. Anche io sono perfettamente d'accordo. Prima di salutarci, qui ci scrive Crario Subuglio Capò. Buonasera, maestro. Caro amico sardo che vive a Roma, è un altro folle. Ok, e È ti una persona molto in salutiamo. gamba, tra Signor l'altro. Subuglio, noi le porgiamo tanti saluti. È un piacere che lei sia con noi in questo momento. Volevo però chiederti, come vedi la situazione della tua città, della tua isola, dall'esterno? Come vedi Cagliari? La vedi in crescita? Vedi dei talenti? Vedi in che modo si potrebbe migliorare? Qui andiamo magari a sollevare qualche piccola mattonella, però è interessante anche il tuo punto di vista. Sì, allora, io sarò forse super positivo, ma Cagliari la vedo crescere. Io sono affezionatissimo a questa città e ogni occasione è buona per venire qua e vedere un po' quello che succede. Secondo me Cagliari è in questi 8 anni, insomma, di cambiamenti anche politici, se mi posso permettere di usare questa parola, che bisogna sempre stare un po' attenti. Penso che la città sia un'altra città, sia una città che ha modo anche di presentarsi con una faccia un po' più, aiuto, ho paura di non essere abbastanza diplomatico, diciamo una faccia un po' più pulita e soprattutto più pronta All'accoglienza, sì, a creare anche. anche dei ponti. È il motivo per cui, altrimenti non mi sarei neanche mai speso con questa cosa, se avessi avuto paura. Cioè, mi è bastato capire che c'era modo di crederci e di renderla possibile, per esempio, questa cosa, chiaramente anche con i direttori del conservatorio, ma siccome io sono un sardo, cagliaritano d'adozione, perché io sono di Settimo San Pietro, ma da quando ho 11 anni ho studiato al conservatorio, quindi sono di Cagliari, mi sento di Cioè, Cagliari. a Roma, il Trastevere, sapete da che cosa deriva? Da Transtiberim, quindi oltre il Tevere, mentre lui è Trans 554. Però è vicinissimo. Super poetica questa cosa. Dopo il ponte di Monserrato, più o meno. Esatto. Quindi. E quindi secondo me questa, per esempio, è un'ottima occasione, come tante altre, per creare dei ponti e per dare possibilità anche ai ragazzi, per esempio in questo caso specifico, ai ragazzi del conservatorio, ai musicisti, di conoscere, di entrare in sintonia con altre realtà, di mettere in collegamento due città, una importantissima, Cagliari per me, e Roma, dove passa veramente tutto. Cioè, se tu hai. Torneresti qui? Davvero? A me piacerebbe tanto, però penso che non sia ancora il momento, devo ancora Senti diventare. comunque la saudagi, la Sì, nostalgia. io lo dico, è come una ferita, ogni Davvero? tanto pizzica. Sì. Eppure sei in una città che a livello artistico ti permette di avere scambi, credo,
irraggiungibili da sì, questo lo devo mettere, sì. E infatti ti Roma dico, soprattutto. Ancora non è il momento, okay. Non è il momento. Devo ancora crescere, però devo ancora diventare grande. Sì, mi piacerebbe comunque tornare. Mi piacerebbe, certo, portando il tuo bagaglio. Anche assolutamente, qui, anche per questo che ancora non è il momento, perché il mio bagaglio non è ancora così grande. Okay. E quindi, e poi comunque anche le condizioni devono essere giuste, perché bisogna... Bisogna avere anche la possibilità di lavorare nel migliore dei modi, sempre comunque per poter dare anche il massimo della propria professionalità. Mm. Quindi... Bello, interessante. Ricordo dal 18 marzo al 29 aprile, spazio-tempo, seminario e stage di danza. Per informazioni, si svolgerà al Conservatorio di Musica di Cagliari. Per informazioni diamo anche una mail, però, che è sempre molto utile. Spazio-tempo 2018, 2018 scritto con i numeri, @gmail.com. Ringraziamo Samuel Tanca per essere Grazie venuto a te. Oggi a presentarci questa rassegna. Ci battiamo questo 5, che non è finto, ma è verissimo. Quindi, sì, sì. Perché è proprio bello poterlo accogliere ogni volta che viene, sentirlo e farci raccontare un po' che cosa sta, come si dice a Cagliari, cosa stai combinando. Sì, sì, sì. Grazie a tutti quelli che sono rimasti con noi, ci hanno seguiti, grazie a quelli che ci riguarderanno. Vi lasciamo comunque tutti i link in allegato al video, in modo tale che possiate approfondire appunto questo interessante seminario e stage di danza che si svolgerà a Cagliari con dei nomi assolutamente d'eccezione. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. Ciao.